L'AFEPAT è un'associazione di ferrovieri, l'AFEPAT è acronimo di Associazione Ferrovieri Pensionati e Amici del Treno. È nata circa 6 anni fa con un gruppo di ferrovieri che si è rimesso in gioco per mettere a disposizione degli altri le proprie esperienze acquisite durante la propria vita lavorativa. Oggi, dopo 6 anni, ne siamo 650 come iscritti. Siamo il braccio destro della Caritas per quanto riguarda tutti i progetti per aiuto ai poveri, e un'altra cosa che ci siamo prefissi è quella di far conoscere la parte migliore della nostra città facendo le visite guidate, sempre tutto a titolo gratuito e con delle guide esperte, sono guide della regione Campania. L'importanza di questi eventi è che ci accomuna, ci fa capire che tante cose, siamo 0-100. Accomuna i piccoli con i grandi, i nonni con i nipoti, cioè è il continuare della vita nello stesso tempo. Oggi i nonni sono il vero welfare della società, perché i nonni oggi aiutano i figli, aiutano i nipoti, e senza di loro veramente non si sa come si andrebbe avanti. Ovviamente le coppie giovani da poco sposate che non riescono ad avere dalla società tutto quello che gli spetterebbe, come gli asilo nido, come aiuti anche economici, per cui i nonni oggi sono il vero welfare della società. La nostra associazione si preoccupa di portare la terapia del sorriso in ospedale e in contesti che necessitano di un pizzico di leggerezza e di sollievo. E noi il sollievo lo portiamo attraverso il gioco, attraverso la relazione d'aiuto, attraverso la relazione, perché riuscire a instaurare un rapporto empatico con il paziente o con il genitore di un bambino è per noi assolutamente indispensabile. Questo aiuta sia i bambini ad affrontare la loro degenza in ospedale, sia i genitori a rendere migliore quel momento che potrebbe essere un momento molto difficile. Nasce questa proposta di legge sul riconoscimento della clownterapia come terapia di supporto, di integrazione. Nasce appunto, come dicevo adesso che abbiamo fatto l'inaugurazione, dal lavoro che abbiamo verificato che tanti volontari, tanti bravi volontari, medici, giovani, giovanissimi, meno giovani, fanno nei nostri ospedali, nei nostri centri dove c'è sofferenza. Vedete, in altre regioni già è riconosciuta questa terapia. Quindi noi abbiamo ritenuto di portarla anche qui in Campania, di fare una proposta di legge e di creare anche una professionalità specifica. Quindi ci saranno dei corsi di formazione professionale che rilasceranno un titolo specifico. Quindi andiamo a valorizzare una terapia di supporto che è quella del sorriso, che è molto importante nei momenti difficili dei nostri bambini e delle nostre persone anziane. L'importanza di manifestazioni come questa è quali saranno gli ospiti che avrete? Tra gli ospiti che animeranno questa bellissima manifestazione ci sarà Michael Christensen, l'inventore della clownterapia, che grazie a Teniamoci per mano siamo riusciti ad avere con noi in questi giorni proprio qui a Napoli. Lui è venuto direttamente giovedì dall'America, ha già fatto dei seminari all'università, in ospedale, quindi siamo felicissimi insomma di questa sua grande partecipazione. Proprio qui a Napoli, dove nasce probabilmente anche la sua ispirazione a questa grande arte che è la clownterapia. E insieme a Michael Christensen ci sarà anche la grandissima Rosalia Porcaro con uno spettacolo tutto sull'Alzheimer.